Presento, io sono la professoressa Antonella Galogero e dottoressa per prima cosa, più che professoressa, perché è il titolo a cui tengo di più, quello di dottore. Sono una specialista in anatomia patologica e sono il presidente, adesso ho sostituito il professor De Carlo Della Rocca, sono il presidente del corso di laurea qui a Latina, nonché anche direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Mediche. E io sono contenta della vostra adesione perché sinceramente vi devo dire la verità, è una cosa molto difficile e io capisco che sto parlando di una cosa difficile. Però io per prima cosa devo parlare in maniera didattica perché io sono professore, la mia prima caratteristica è la didattica. Ed è per questo che sto in questo ambiente, se no sarei in un altro ambiente chiaramente. Quindi la scelta che si è voluta fare in tutti questi anni, perché tenete conto che si è arrivata alla laurea abilitante in circa 8-9 anni di discussioni con il Ministero, è stato frutto di scelte di tipo didattico e queste scelte si sono basate sulla prima di tutto tendenza a portare sempre di più ad apportare la parte pratica nella parte teorica. E questo perché, vi devo dire, io che ho contatto con i miei studenti, che sono molto felice, penso che voi lo dovreste anche sapere, che ci sono tanti studenti che sono stati da voi, che adesso sono sparsi per il mondo, che sono tornati, che sono bravissimi e che si sono sempre distinti anche all'estero perché hanno una grandissima preparazione teorica e questo li salva, lo dice chi all'estero c'è stato 5 anni. Quindi questo salva noi perché noi abbiamo talmente tanta preparazione teorica che in pochissimo tempo riusciamo a acquisire all'estero, dove sono molto organizzati per i professionalizzanti e le preparazioni pratiche. E il nostro tentativo è stato quello di aggiornarci, di equipararsi a quello che succede anche all'estero in Europa, ma soprattutto è stato quello di poter dare ai nostri studenti, che poi sono insomma, voglio dire, tanti e vengono a contatto con voi, la possibilità di guadagnare un po' di tempo effettivo rispetto anche alle lauree estere. E questo si basa sul fatto che con la laurea abilitante si entra in un'altra ottica, cioè si entra nell'ottica di fare dei tirocini abilitanti reali. Guardate che questo, proprio ho dato una letta adesso alla vostra bozza, parte dal sesto anno. Quello che si sta facendo adesso nei corsi di studi del sesto anno, proprio per dare la possibilità di a far arrivare lo studente più preparato possibile al contatto con la medicina di base, quindi al contatto forse più diretto, perché loro in corsia hanno un contatto diretto ma relativo, ma mediato, no? Le problematiche vere, quelle dure, le si scontrano sempre quando stanno poi nella medicina di base. È stato quello, ed è quello che verrà attuato nel prossimo anno, di poter fargli fare tutti gli esami, quindi tutti i livelli di conoscenza entro il primo semestre e dare, liberare a loro tutto il secondo semestre per i tirocini, in modo tale che loro, anche quando arrivano da voi, hanno già un bagaglio di conoscenza quasi pronto. Vi dico quasi pronto perché questa cosa, io laureo tante persone, non è vero in assoluto che tutti quanti sono così pronti dopo la laurea, scusate se lo dico, però vado forse contro, ma devo dire delle realtà. E allora quello che si sta cercando di fare è di spostare, quindi di dare la possibilità a loro di concludere velocemente gli esami nel sesto anno per poter dare a loro la serenità, diciamo, di darsi ai tirocini, sia quelli interni nostri professionalizzanti loro nell'ospedale, sia i tirocini esterni e quindi i tirocini abilitanti, in maniera
totale, più dedita, tra virgolette. Questo per dare anche a loro la capacità di concentrazione e di studio necessaria anche durante una fase pratica, perché non lo chiamiamo pratica, però dietro al pratico non c'è solo il pratico, loro poi devono andare a studiare, devono vedere, si devono comparare. Questo si accompagna anche a un cambiamento di modalità dei quiz per la laurea abilitante, per l'abilitazione. I quiz dell'abilitazione, c'è una commissione che è stata, diciamo, in accordo col Ministero, sta lavorando, tra cui ci sono anche Stella, insomma, ci sono anche componenti dell'Ordine dei Medici, che sta redigendo una tipologia di quiz che è diversa dai quiz abilitanti a cui loro sono stati abilitati fino adesso. È una tipologia di quiz non difficile, al contrario di quello che dicono alcuni gruppi di studenti, diciamo soprattutto già laureati, alcune associazioni. Non è vero, perché io li ho visti, anzi sono più facili, se proprio devo essere sincera, però sono improntati a quello che è una maggiore praticità, una maggiore diretta realtà della medicina. Questi quiz saranno in prova, inizia una specie di prova quest'anno con il progress test, che si verificherà proprio il 14 di novembre. Quel progress test è un test annuale che noi facciamo di passaggio, che è valido, viene fatto in tutti i 6 anni, che a noi serve per vedere come lo studente aumenta gradatamente di anno in anno il suo livello di conoscenze. Ci serve per capire pure se noi stiamo facendo bene o male, perché insomma pure noi ci dobbiamo misurare, no? Non è facile. Non è facile anche in un ambiente come quello di Latina. Tenete conto che il corso di Latina, l'82% sono studenti extra-regionali, non sono studenti di Latina. I nostri regionali sono pochissimi. Questo rende la difficoltà del corso, porta alcuni problemi che noi stiamo tentando di risolvere. La base di questo tentativo è quello, come vi dicevo, di aumentare il livello dei professionalizzanti. Il fatto che noi chiediamo, voi lo sapete, fin dal terzo anno di farli accedere e per farli abituare. Lo so che sono impreparati, lo so che hanno dei limiti, ma questo serve a capire. Dovete tener conto, ve lo dico chiaramente per una che è stata non in Europa ma negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti i professionalizzanti, o comunque tipi di tirocinio, iniziano alla fine del primo anno, ok? C'è gente che non sa nemmeno dove sta bene l'anatomia umana e l'anatomia cardiaca, e ti mettono a mettere gli elettrodi dell'elettrocardiogramma, attenzione. Quindi, perché è una modalità di insegnamento completamente diversa dal nostro. Noi stiamo tentando di conciliare la nostra grossissima capacità teorica con una capacità pratica che porti a una compensazione. Voi mi dite, ma noi siamo cresciuti, io come voi, siamo cresciuti in assenza, tra virgolette, di queste situazioni. È vero, ma eravamo molti, molti di meno. Adesso la grande problematica, e qui non tocco il problema dell'apertura del numero chiuso, che è un problema enorme, e noi eravamo di meno. Io quando stavo all'università, a Sapienza, c'aveva 350 persone, quindi primo anno. Quindi entravamo tutti nell'aula di anatomia da fumagalli, non so se qualcuno c'era. No, ragazzi, è chiaro che il primo anno stava tutto là dentro. Noi adesso abbiamo ben 7 corsi, 1500 persone al primo anno. Era solo primo anno, in totale arriviamo ai 6.000-7.000 persone, un'enorme quantità. E quindi c'è questa difficoltà proprio di poter portare tutti a un livello adeguato, perché noi siamo un'università pubblica. Chiaramente chi va nel campus, c'ha cioè il tutoraggio suo privato, paga i suoi 9.000 euro l'anno, un altro paio di maniche, no? È come quelli che dicono, ah, ma io vado alla LUIS, no? Cioè, noi siamo un'università pubblica, però dobbiamo dare un altissimo livello di qualità.
E questo non è facile con i nostri numeri. Noi abbiamo anche molti studenti che vengono dall'estero, dalla Romania e dalla Bulgaria, che per legge di Comunità Economica Europea io devo ammettere al mio corso. Non c'è storia. È una questione legata alla Comunità Economica Europea. E quindi c'è un adeguamento anche rispetto a queste situazioni. E per essere concisa, adesso il dottor Di Cristoforo, che è il vicepresidente del corso, vi illustrerà brevemente come noi pensiamo di organizzare la laurea abilitante, ma devo ancora fare alcune precisazioni. E la conferenza dei presidi, la CRUI, dei rettori e la conferenza dei presidenti del corso di laurea hanno mandato una mozione, che ho detto anche l'altra volta parlando con Righetti, al Ministero, in cui dicono e affermano di slittare al 2020 l'inizio della laurea abilitante. Quindi diciamo che noi iniziamo adesso il quinto anno e il sesto anno è il 2020. Per onestà vi devo dire che il Ministero ancora non ha risposto, però pare che questo succederà, anche perché personalmente i nostri corsi Sapienza non sono pronti a dare immediatamente adesso al sesto anno la possibilità di accedere alla laurea abilitante. Perché? Perché chi ha fatto questa revisione nel Ministero non ha tenuto conto che i corsi hanno delle distribuzioni di crediti. E quindi questi crediti devono essere accorpati in una certa maniera per dare la possibilità agli studenti di fare la laurea abilitante. In particolare, come vedrete, per avere la laurea abilitante loro devono fare 5 crediti in medicina, 5 crediti in chirurgia e 5 crediti in medicina di base. Quindi la medicina di base è assolutamente equiparata alle altre istituzioni di medicina interna e di chirurgia. Questo proprio ad avvalorare ancora di più l'importanza di questo settore. Per le varie domande che sono inerenti, perché abbiamo parlato, Anelli è venuto alla nostra conferenza, sulle problematiche relative al fatto che voi vi impegnate tantissimo in questo sistema e quindi si è parlato bene, ma loro che cosa hanno, ci hanno in cambio? Parliamoci proprio in maniera stretta, no? All'americana, come dico, chiara, che ci hanno in cambio? E lui ha detto che è rimasto un po' turbato dal sapere che in alcune regioni venivano pagati, perché lui diceva che non sapeva questo, io non lo so adesso, ecco, non so come. L'altra cosa è che non ritiene questo la forma possibile, ma effettivamente non credo che possa essere, anche perché alcune regioni non possono proprio. E lui ha detto che entro, credo, dicembre, fino adesso di novembre, dicembre, si organizzava una riunione in cui verrà stabilito di concerto nell'ordine quali saranno le forme, diciamo, di appagamento, insomma, di riconoscimento rispetto a un lavoro così intrecciato con il lavoro universitario. E questo io lo ritengo giusto, devo dire la verità. Lo ritengo giusto perché forse io personalmente sono una persona molto aperta come visione. Però chiaramente no, io devo tener conto delle decisioni universitarie, non posso venire, no, voi sapete che esistono dei limiti tra la burocrazia e quello che uno effettivamente desidera. Però quello che è assolutamente importante secondo me è dargli una forte motivazione. E la forte motivazione, parlavamo con Righetti, è anche legata al fatto che noi vorremmo fare anche un incontro qui, dei corsi qui, anche di didattica, di tutoraggio, che devono essere assolutamente equiparati come corsi ECM, quindi gli si deve dare un valore effettivo, come sarebbe assolutamente interessante che anche alcune volte appunto tra voi, insomma, decidendo alcuni aspetti, di fare degli piccoli incontri, dei piccoli seminari con valenza di ADE, quindi con una valenza effettiva, all'interno proprio della struttura universitaria per far vedere qual è la reale problematica del territorio. Io ho dei colleghi che lavorano
a Pordenone si interessano proprio di medicina del territorio e discutevamo proprio questo, perché loro dicevano la cosa più importante è far capire anche come la medicina del territorio sta cambiando, perché stanno cambiando le popolazioni e questo è un evento importante che deve essere portato alla conoscenza dei nuovi medici. Noi eravamo figli di altre situazioni, adesso voi lo vedete da voi stessi, no? Cambia la portata, cambiano anche la diffusione delle patologie, cambia la genetica delle patologie perché stanno cambiando naturalmente con l'arrivo e con diciamo l'immissione di nuove popolazioni, sta cambiando anche alcuni assetti relativi alle patologie. E qui concludo, qualunque domanda io sono qui disponibile. Prego. Lascio Claudio che è giovane. Grazie, ci hai fatto l'introduzione, ci è dato il tempo di sistemare le cose, ci siamo trovati in difficoltà perché a un certo punto si trovava il peggio. E ovviamente non ho nulla da aggiungere a quello che Antonella mi ha detto. La realtà, la collaborazione tra il corso di laurea e l'ordine dei medici di Latina è di lunga data, insomma, con alcuni voi ci conosciamo proprio perché di laurea, perché magari ci siamo sentiti telefonicamente per le professionalizzanti. Che cosa è cambiato? È cambiato che da quest'anno c'è ovviamente è stato pubblicato questo decreto che è stato fortemente voluto ovviamente dall'università per cercare di far guadagnare, come ha detto giustamente Antonella, un danno agli studenti, perché l'interesse è stato solamente l'obiettivo e l'interesse è stato solamente quello. Ci eravamo resi conto che dopo la laurea c'era questo tirocinio ovviamente di mesi che faceva perdere un anno, perché perdevano poi ovviamente la possibilità di partecipare ai concorsi delle scuole di specializzazione. E quindi ovviamente abbiamo cercato di portare avanti, siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa. Che cosa cambia? Cambia che quel tirocinio di durata di 3 mesi non è più post laurea, ma va fatto durante il corso di laurea, con dei paletti ben precisi, nel senso ci dicono quando bisogna farli, più o meno come bisogna farli. Chi li può fare? Intanto li possono fare solamente quegli studenti che hanno superato tutti gli esami del quarto anno. Quindi gli studenti si possono prenotare, adesso abbiamo immaginato un meccanismo di prenotazione per i tirocini in area medica, in area chirurgica e anche ovviamente in medicina generale. Il tirocinio, siete voi che avete insegnato a noi che cosa significa il tirocinio, insomma, nel post laurea, è una cosa molto pratica, perché ovviamente uno viene messo nel reparto, non è più la lezione, non più lo studente fa lezione, ma deve dimostrare che con il bagaglio culturale che ha acquisito durante il corso di laurea di saper fare, di saper almeno gestire alcune situazioni. Chi meglio di voi, insomma, li ha visti in tempo passato ovviamente sul territorio. Tecnicamente devono acquisire 60 crediti formativi, che ovviamente sono cose tecniche da università, cioè che cosa significa? Significa un monte ore che devono trasporre in un reparto di chirurgia, in un reparto di medicina e negli studi medici. Un monte ore che alla fine è 100 ore, quindi 4 settimane consecutive. Quindi area medica, area chirurgica e area ovviamente della medicina generale. Uno dei paletti che è stato introdotto, forse con giusta ragione, è il fatto che il tirocinio nella medicina generale, solo si può fare solo al sesto anno. Quindi questo ha ristretto i tempi, perché solo l'anno accademico che inizia a settembre e finisce a ottobre, che comunque corrisponde quasi a un anno solare. Ma in quell'anno dobbiamo ovviamente trovare il tempo e lo spazio, perché ovviamente spazio di riuscire a far fare i tirocini a questi ragazzi. Immaginate che attualmente
se fossimo a regime avremmo un centinaio, più di un centinaio di studenti da far fare 4 settimane nei vostri studi, 4 settimane nei vari reparti durante tutto l'anno. Diciamo così che non tutti gli studenti dei corsi maturano ovviamente i requisiti per arrivare a fare il tirocinio, per esempio attualmente che siamo appena partiti si parla di una ventina di ragazzi, ma che comunque dovremmo prevedere prima o poi, dentro 2 o 3 anni, fra quelli che arrivano un po' più tardi, quelli che arrivano, ma comunque al regime saranno, i numeri saranno questi, almeno una popolazione di centinaia. Chi ovviamente può essere il tutor della medicina generale? Questo lo dice anche qui la legge, lo dice in maniera abbastanza precisa, e come i referenti dei reparti, anche i medici di medicina generale avranno non solo il compito di accompagnare lo studente in quel percorso, perché si tratta di studente, prima era la differenza di prima, che prima era il collega, adesso è lo studente, quindi la prospettiva cambia, l'ottica cambia, in quel percorso ovviamente ultimo di formativo, e deve ovviamente certificarne sia la frequenza, sia ovviamente valutarne alla fine, quindi è una responsabilità insomma, che può pesare, che pesa, insomma, non tutti possono sentire dire. Quindi è di durata 3 mesi, un mese per ogni aula. No, sto andando indietro, no? Allora, chi può fare, quali sono i requisiti? La normativa prevede che siano medici con almeno 10 anni di anzianità di attività convenzionale che possiedono un, se non ho capito male, perché questa è una cosa che io ho cercato di spiegarvi, almeno la metà del massimale, questo significa questa, almeno la metà del massimale, negli incontri precedenti che abbiamo già fatto con i vostri rappresentanti abbiamo cominciato, e anche con la tua collaborazione, abbiamo cominciato a un attimo a definire, a mettere qualche palettino più per l'ordine dei medici, per la collaborazione in essere che stiamo cercando di instaurare. Quindi ovviamente deve essere iscritto all'ordine dei medici della provincia di Latina, è il prerequisito, altrimenti ovviamente non saremo qui a guardarci negli occhi, non aver, cioè che, come dire, che sia una brava persona, cioè, che sia una brava persona certificata, una brava persona certificata, perché ovviamente lo diamo quasi per scontato, ma bisogna in un modo metterlo in chiaro anche questo, potrebbero per non andare incontro a spiacevoli ovviamente episodi. Con qui sempre avevamo prima pensato di modificare, questo poi ne possiamo parlare, il tempo, però la normativa si dice almeno 10 anni, se uno poi modifica quel parametro potremmo incorrere in qualche problematica. Abbiamo detto che il numero di assistiti doveva essere superiore ai 750, adesso non so se corrisponde a più della metà, è la metà, insomma, quindi più o meno abbiamo dato solo un numero a quella dicitura. E avevamo aggiunto questo del sistema informatico adeguato, perché ormai la parte di informatizzazione del sistema sanitario, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, della prestazione statistica, delle prescrizioni, è un qualcosa in cui siete competenti solo voi, perché e lo imparano, secondo me, questo secondo la nostra opinione, sul territorio, perché un conto è andare a fare una lezione frontale e spiegare come si fa una prescrizione su un computer con un programma, un conto è che uno ha lo studente vicino e credo che in 10 minuti uno gli spiega la cosa, loro ne sanno sicuramente più di noi, si assorbono, basta che vedono uno schermo con qualcosa che si muove, assorbono in maniera ovviamente miracolosa e hanno imparato una cosa che gli sarà utile nella loro professione, altrimenti è veramente difficile. E poi ovviamente quello che diceva Antonella, la disponibilità, questa frase in cui metteva congre disponibilità significa la disponibilità, la voglia di fare questo, insomma, chi deve essere riconosciuto in qualche modo, ci dovrà essere una modalità, che però ovviamente questa sarà una cosa che spero che non sia in un futuro immediato, ma che non deve essere sicuramente, credo, lo spirito iniziale, perché con l'attività di formativa
credo che non si sia mai arricchito nessuno, adesso mi posso fare questa citazione un po' forte, ma non si è mai arricchito nessuno, insomma. E quindi nel corso di laurea avremo, questo è una cosa nostra, avremo due popolazioni, chi fa il tirocinio ovviamente per il corso di laurea e chi fa il tirocinio pratico valutativo per l'abilitazione. Questa l'ho lasciata anche se a voi interessa meno, perché comunque noi, anche noi, avremo due popolazioni. Avremo la popolazione del terzo anno che continuerà a fare ovviamente il tirocinio per il corso di laurea e quella che invece per il tirocinio. E sono ovviamente due aspetti completamente diversi. Gli studenti del terzo anno sono studenti che non hanno affrontato lo studio ancora della patologia, hanno fatto proprio il triennio di base, e che il motivo per cui siamo convinti che il contatto con la medicina in generale sia importante per cominciare a conoscere altri tipi di patologia, un meccanismo diverso di offerta del sanitaria, un mondo diverso che non hanno, che non vivono nell'ospedale, che non potrebbero vivere nell'ospedale. Anche un modo diverso di porsi nei confronti del paziente. Del paziente, anche un'altra cosa. Questa è una cosa importante, perché loro non possono abituarli a, diciamo, all'ambiente universitario che è un certo modo, vedere invece poi quello che è il modo anche nel territorio. Di relazionarsi con la persona in uno studio. Anche dal punto di vista etico è molto importante, loro iniziano a capire. Ecco, se non hanno poi questo scopo così diretto, dice, però la persona ancora non si misura bene, in effetti lo scopo vero è quello di fargli vedere che cosa vuol dire fare il medico a quel livello. E questo in modo che loro si possono motivare e poi scegliere meglio nella loro motivazione. E questo è l'intento, diciamo. Diverso quello del sesto anno che viene a fare a tirocinio pratico. Anzi, ci sarà, faremo un confronto alla fine di capire se veramente è arrivato con una preparazione adeguata ad affrontare ovviamente questo. Anche perché voi avete una valutazione effettiva. Sarà una verifica, cioè sono due aspetti completamente diversi. Una verifica. Anche al terzo anno facciamo delle verifiche, ma facciamo delle verifiche diverse ovviamente su quello che è l'attività professionalizzante, non su quello che è l'aspetto della formazione del medico. Non c'è nulla a che fare, facciamo delle verifiche su delle schizze che sono state fatte in quell'attività, in quel periodo che hanno svolto quell'attività pratica. Abbiamo quindi dovuto cambiare, ma questo interessa a voi fino a un certo punto, cambiare la struttura dell'offerta formativa del quinto anno. Abbiamo dovuto strutturare, questo è sempre il quinto anno, quindi a voi interessa ancora poco, ma abbiamo dovuto distribuire tutta l'attività del tirocinio su tutto l'anno, altrimenti non abbiamo proprio il tempo. Siamo riusciti a tenere fuori una settimana di per Natale, una settimana per ovviamente per Pasqua, insomma, ma che abbiamo dovuto occupare tutto l'anno, la maggior parte delle volte che noi organizziamo le attività formative ha il periodo delle lezioni, poi c'è il periodo dell'esame. Se non avessimo esteso a tutto l'anno questa offerta, non saremmo riusciti proprio a coprire i posti e l'offerta di quando saranno gli studenti ovviamente a prima regia. Vi interessa ovviamente di più quella del sesto anno, perché come vedrete l'offerta formativa è sempre spalmata in tutto l'anno e ovviamente è prevalentemente costruita dai medici di medicina generale. Quindi nel nostro progetto è che nel quinto anno gli studenti dovrebbero riuscire a completare almeno la maggior parte il tirocinio in area medica e in area chirurgica e lasciarsi il tirocinio, o almeno la maggior parte, il sesto anno di medicina generale. E ovvio che questa è una programmazione che poi andrà anche verificata nel tempo, perché questo è qualcosa che è fatto a tavolino, di un punto che nessuno ha mai sperimentato, però siamo ovviamente, vedete che la maggior parte delle ore dedicate all'attività della cura è della medicina generale, proprio perché questo è il tempo. La legge dice che il sesto anno e non oltre. Questo è tutto quello che è ovviamente lo schema dei vari reparti della medicina e della chirurgia. Noi ovviamente sesto anno, l'orario, abbiamo scelto l'orario della mattina, perché loro nel periodo ovviamente delle lezioni
lezioni hanno le lezioni in pomeriggio, nel periodo non delle lezioni potrebbero anche venire in un pomeriggio, ma non è possibile programmarlo, nel senso uno dà una fascia oraria, poi ovviamente come so che succede, almeno dire se sbaglio, nel terzo anno, che i ragazzi mi dicono ma se mi dà il medico la disponibilità del pomeriggio ci posso andare il pomeriggio, se non è lezione non è che io dico ti do dar permesso, uno fa di necessità virtù, dice. Scusa, prego. Dubbio, forse non ho capito. Ma non hanno già finito gli esami quando vengono da noi? Hanno finito per fare questo tirocinio, hanno finito gli esami del quarto anno. Nel frattempo, no. Del quarto anno per iniziare il tirocinio abilitante. Ma qua, aspetta, quando arrivano da loro, hanno fatto anche altri esami. Stanno al terzo anno, ma non necessariamente hanno finito gli esami del quarto anno. Allora. La volontà che ti dicevo prima era proprio quella che discutevamo, cioè pensiamo, speriamo durante questi due anni di poter cambiare l'ordinamento in modo tale da portare le lezioni a finire nel primo semestre del sesto anno e liberare il secondo semestre. Questo però è indipendente dal fatto di fare gli esami, cioè, loro potrebbe succedere che fanno anche le lezioni, però le hanno finite. Ecco, quello che noi vogliamo è portarli a finire di fare le lezioni, in modo tale che loro poi, anche poi se ci sarà il bravo che ha finito le lezioni, ha finito gli esami, e poi altri che stanno facendo i tirocini ma fanno anche gli esami. Questo non è limitante per il tirocinio. Cioè, ma le lezioni, quando è che finiscono le lezioni? Cioè, a giugno. Quindi finiscono a giugno che hanno completato il sesto anno? Sì, le lezioni non significa gli esami. Cioè, le lezioni non sono anche quelli che si scrivono al primo anno ripetendo, così magari non devono fare gli esami di quello per legge. Bisogna garantire. Però noi abbiamo una struttura dell'anno che è divisa in semestri. Okay. Ok? Quindi, in questi semestri, normalmente adesso loro hanno, nel primo e nel secondo semestre, hanno le lezioni e poi hanno, non so, la mattina libero per il professionalizzato e il pomeriggio la lezione. Adesso, per essere chiari, solo per il sesto anno il tentativo è di modificare primo e secondo semestre in modo da fare il primo semestre mattina e pomeriggio lezione e liberare il secondo semestre solo per i professionisti. Posso finire a giugno e finire per dicembre. In modo tale che loro a giugno hanno comunque finito le lezioni. Gli esami se li teoricamente speriamo di avere. Dobbiamo ovviamente considerare che noi, che la Corte degli studenti non è che va avanti di pari passo, esatto. Nel senso che bisogna garantire sempre a chi è rimasto indietro la possibilità di ovviamente seguire fino all'ultima lezione, di avere gli appelli fino all'ultima lezione, noi non possiamo bloccare il tirocinio, anche se è uno che è tre anni fuori corso, che matura gli esami del quarto anno al terzo anno per il corso, ma che dobbiamo dare la stessa medesima offerta formativa. Quanti esami mancherebbero quando inizia il tirocinio? Quanti esami mancherebbero? Quanti anni sono il sesto anno? Sono una quindicina di esami. Quindi vengono da noi che devono fare ancora 15 esami, che devono fare 10 esami. Potrebbero, ma ovviamente lo studente che ha maturato il quarto anno. Sesto anno significa che almeno finisce a 2-3 anni fuori corso. Scusate. Vincolare gli esami. Se la domanda è con che preparazioni arrivano, quello ce lo direte. No, nel senso. Ma noi l'esperienza ce l'abbiamo. Ma su quelli del terzo anno di quelli posti, quelli dovrebbero essere straformati. Esatto, e noi parliamo con loro, e domanda che l'abbiamo già fatta a parecchi di loro, ma se tu questo tirocinio avessi fatto 6 mesi fa, saresti stato in grado di poterlo seguire nella stessa maniera in cui lo segui adesso? Hanno risposto tutti.
adesso voglio dire una cosa. Proviamo. Esatto. La vita però è fatta anche di prove. Allora, volevo dire una cosa, è come dire, no? Se io non ho ancora la patente, posso andare a fare le posso dire una cosa? Io sono figlia come voi di un'altra generazione, giusto? Quando io sono entrata in prima clinica medica, in cardiologia, al terzo anno, c'era il professor Raimondi, io seguivo le visite, capivo molto poco, stavo al terzo anno, e ho imparato a fare i prelievi, ero diventata bravissima, e ho iniziato non sapendo, ok? Ora, questo vuol dire che la crescita è una crescita nel tempo. Ora, lei ha fatto la domanda, ma tua, scusate, va bene, per lei, quanto sanno? Questo dipende anche dallo studente, perché io ho studenti, ve lo posso dire, che al sesto anno sanno veramente molto, ma molto, è una cosa molto soggettiva, e studenti che dicono no, io non so. La verità è inequivocabile, noi abbiamo un deficit di pratica, che non è una questione di sapere, perché e chiaramente da voi loro incontrano, iniziano lo scontro, anzi, no? Tra quanto hanno imparato teoricamente e come metterlo in pratica. E lì, ecco perché voi vedete di più lo scontro. Ma che viene prima, la pratica o prima la scienza? A me io non le posso rispondere. Io rifaccio a quello che diceva Leonardo da Vinci nel 1451, e l'ho scritto là, cioè Leonardo da Vinci diceva che quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchio che entra in navigo senza... Esatto, io infatti mi sono innamorata della scienza prima. Si vada. E allora, se diceva così Leonardo da Vinci, perché dobbiamo disconoscere quello che... Non ho capito, per lei viene prima la scienza o la pratica? Per me viene prima la scienza. Vabbè, io ho fatto di questa la mia vita, e quindi le posso dire che sono pienamente d'accordo con lei, e infatti loro escono che hanno una buona preparazione teorica, ma non lo dico io. Esatto. Non lo dico io. Quindi io penso che è importante che noi non troviamo delle questioni, cioè prima vi voglio dire una cosa, voi che cosa pensate che didatticamente cambi con 6 mesi di differenza? Per me devo dire molto poco. Quello che cambia è che loro, quando questa volta usciranno alla laurea, avranno già l'assetto di scelta, capiranno già se vogliono fare il medico di base. Lei ha sentito alcune opinioni, io però tra i miei studenti un po' chiedo, gli studenti adesso sono contenti di questa cosa. Perché? Perché gli dà la possibilità di entrare forzatamente, perché tenete conto che il tirocinio è valutativo, io emetto una valutazione. Quando andranno in medicina interna, è diverso da quello che voi vedete adesso, attenzione, perché loro quando andranno in medicina interna, certe cose devono essere valutate praticamente, scritto sul libretto. Quindi quando vengono da voi, l'endovena la devono saper fare. Chiaro? Guardi, però le posso dire che mia figlia ieri mi ha telefonato, sta al terzo anno e fa benissimo i prelievi. Figlia d'arte. Voglio dire. No, io c'ho gente che dice che non sa fare un intramuscolo, io sono sincera, è inutile che noi a volte escono in certe determinate situazioni, però vi voglio dire che questo è sempre molto relativo, nel senso che diciamo che in alcuni succede, in altri no, perché poi dipende anche un po' dall'intraprendenza dello studente, come voi ben sapete, scusate se ve lo dico, perché da me ci stanno studenti, no? Ci stanno studenti che dicono io arrivo alle 7 in corsia, no? E guardo, no? Pure che non posso fare, perché alcune cose loro non le possono più fare direttamente.
però guardano e vedono. Noi proprio per questo motivo abbiamo creato qui a Corso della Repubblica uno Skill Lab, cioè un laboratorio di simulazione con dei manichini che, devo dire, all'inizio fanno un po' impressione perché sono umani, in cui loro addirittura imparano a mettere un ago per una lombare. Ora, è chiaro, io adesso loro gli ho comprato non so quante braccia per trovare l'endovina, però io purtroppo, questo lo dovete capire, io non si può far provare sui pazienti. Non è come me, io andavo alle 7 in corsia, la caposala diceva di farli te i prelievi. Ragazzi, il problema sono le procedure legali. Non posso più fare, io il fegato, perché andavo lì palpavo, la signora che mi fa sentire, quella alzava e io sentivo. Non è più possibile questo. E poi scusa, quando avverrà questo tipo di procedura, io non potrò più far fare come ho fatto oggi il vaccino al mio paziente. No, tu glielo puoi far fare. No, sono arrivati ancora, appena detto. No. Allora, scusate. C'è quello. No, diglielo. No, quello che ho detto prima è cambiato, cambia profondamente, è che prima tu avevi i colleghi, adesso tu hai studenti. Quindi non li posso più fare. Quindi, ma devi anche cambiare l'atteggiamento che uno ha nei confronti. In fondo è uno studente che deve essere valutato. Perché il tirocinio è valutativo pratico, quindi tu dovrai farglielo fare il prelievo. Perché lo studente deve imparare in quanto sta facendo una valutazione. No, guardi, mi scusi, io forse non sono stata chiara. Parlavo, adesso le dico con maggiore chiarezza, non parlavo del tirocinio valutativo. Allora, noi dobbiamo dividere tra quello che è il tirocinio valutativo ai fini del conseguimento della laurea, il tirocinio di cui stavo parlando io al terzo anno, che è un'altra cosa. Tirocinio valutativo è valutativo pratico, si chiama proprio così, quindi fine, cioè loro il fegato lo devono palpare, punto, la pressione la devono prendere, l'elettrocardiogramma lo devono saper fare, punto, è valutativo pratico, è esattamente identico a quello che loro farebbero post laurea, né più né meno, questo è quello che si decreta. Però non l'hanno potuto imparare, se in corsia. In corsia non hanno potuto impararlo a palpare un fegato. No, mi scusi, io forse sono stata un po' drastica, sono stata. Fanno i tirocini del corso di laurea. Ah, certo. Ovviamente quelli che verranno da voi hanno fatto quelli del quinto anno. Loro hanno già fatto questi. Quando voi, allora. Le diapositive che riguardano il corso di laurea. Ma non è un problema, io sono No, io forse mi sono espressa male, ho esagerato alcuni aspetti. Ma perché ancora non è chiaro, né per voi né per noi. No, per noi è chiaro. Allora, la questione tendo ad essere ancora più chiara, forse non lo sono stata e mi dispiace. Un conto è che io parlavo di alcuni aspetti legati alla privacy ed alcuni aspetti dei pazienti che si devono rispettare, ok? E questi noi tutti li conosciamo. Ora, chiaramente, nell'addestramento, tra virgolette, di un medico, esistono delle cose che il medico deve fare e queste vengono riconosciute. Punto. Anche noi glielo facciamo fare, perché non è che i nostri studenti, non so voi, però il professor Giuliano li porta così e gli fa mettere gli elettrodi, gli fa fare l'elettrocardiogramma. Cioè, voglio dire, esistono delle cose che devono saper fare. Chiaramente, quando arrivano da voi, loro di solito hanno già fatto, e speriamo, perché questo noi non lo possiamo sapere, hanno già fatto i 5 crediti, per esempio, di medicina, ok? O i 5 crediti di chirurgia. Quindi io, in teoria, penso che questo succederà, che loro lasceranno probabilmente i 5 crediti di medicina di base come ultimi, ok? E quindi arriveranno da voi già che sono stati imboccati, ma praticamente, perché il tirocinio, ripeto collega, è pratico valutativo, cioè li scrivi, oggi ha fatto l'endovina, ha fatto correttamente, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, c'è scritto, certo, c'è un altro libretto. Mentre ad oggi volevo capire una cosa,
mentre ad oggi noi facciamo fare degli atti medici dei nostri studi a persone che sono già medico, ci state dicendo quindi che domani, quando partirà quest'anno, noi possiamo far compiere un atto medico e un non medico ancora. Ma che atto medico intendi dire? Dalla visita all'endomino. Faccio fare una biopsia cutanea, no. Lo sconsiglierei anche no. Del laureato da 2 mesi, questo è la visita medica, la visita medica. La visita medica è un atto medico, ma che durante il periodo di formazione è accettato. Ma fare una visita medica. Io dice, ma che gli faccio fare? Lo faccio fare con un vaccino medico, se fa male a qualcuno, si rientra quello. Ciao, certo. Tutti gli altri. La responsabilità del vaccino, adesso noi facciamo i vaccini, io lo porto i miei studenti, lo posso fare ancora. Io adesso porto quelli del sesto anno, quelli che hanno già laureati, posso già laureati. Domani, ma non laureati, posso farlo fare lo stesso. Questi sono dei buoni quesiti. Allora, questi quesiti. La medicazione è una cosa, l'iniezione è un'altra. Ci possiamo intendere su quale tutto quello che è da 5 è meglio la salute, è meglio che lo debba fare in qualche settimana del cibo. Dovrebbe averlo fatto in simulazione, per corso di studio per medici, su una, tutto il resto delle altre sono cose che si possono fare. Sì, io ho capito. Allora, io non so se mai succede. Almeno finisco la presentazione, ci mettiamo tutte le cose che abbiamo. Totale. Perché quindi che cosa deve fare lo studente? Fatto ovviamente superati gli esami del quinto anno dovrà ovviamente prenotarsi. Allora adesso siete stati contattati ovviamente per le professionalità del terzo anno, farà la stessa maniera. Avrà quel tabellone davanti, come se fosse un campo guidato. Lei è libero per questo periodo, posso venire a lei per il tirocinio e sarà poi ovviamente sulla lista di questo non vale più. Persone scusate, non vale più. Okay. È cambiato, siete indisciplinati, però devo dire la verità. No, perché mi sta pensando, il manuale dei tutori post laurea, ma non è. Non è più così, è diverso. Io penso che verrà, io quello che per esempio sta suggerendo, scusate perché parlavamo di queste cose, l'ordine dei medici è quello proprio di ristrutturare questa visione nei confronti della laurea abilitante, perché è vero quello che voi dite, lui c'ha ragione, dice se quello gli fa male, quello dice perché me l'hai fatto fare, potrebbe pure dire perché me l'hai fatto fare da lui, no? È possibile che sia sempre la nostra, anche con quello laureato, non c'è dubbio. Infatti è quello che ho detto, legalmente non cambia, perché nel momento in cui voi fate il tirocinio a quelli laureati non sono medici, punto. Quindi legalmente è assolutamente uguale. Adesso la discussione con lui era, diceva c'è uno in crisi ipertensiva e dico a quello di fargli fare l'endovena, e dico beh te a quello che ha la crisi ipertensiva non gli dici di far fare l'endovena alla terza. Un'endovena per altri motivi? Per abbassare la pressione alta, tu lo vedi se mucchia bene, cioè voglio dire, noi tutti c'avete esperienza, quindi... Immagino che poi lo vedete subito. Quindi, giustamente prima qualcuno ha detto sì, quindi cambierà anche l'intrezzo. Cambierà sì. non tanto sicuramente c'è una bozza che stiamo preparando che riguarda anche la parte
sia di certificazione della, della frequenza con le attività svolte, che è una cosa ovviamente che conoscete, e poi con quello che sono i criteri per la valutazione, che non riguardano, come vedete, ma lo sapete, non è tanto l'atto, la skills, perché quello è il percorso del corso di laurea. Chi ha partecipato alle altre riunioni, noi nelle professionalizzanti del terzo o quarto anno, credevo che debbano essere fatte da studenti determinate attività, tra cui il prelievo, l'iniezione intramuscolo, l'endovena, eccetera. Non è che nelle quattro settimane per forza del tirocinio ti devi fare tutte, anche perché non avremo il tempo di fare quello, ma valutare quello se è diventato dal punto di vista culturale, dal punto di vista attitudinale, un medico, cioè uno che può avere l'abilitazione alla professione. Che gli aspetti sono tanti, perché uno può essere bravo a fare una indovina, ma se come vede una persona gli urla contro, e sarà pure bravo tecnicamente, ma io non lo vorrei diventare medico adesso che si deve fare una forzatura. Quello che è l'esperienza con cui uno studio e il contatto diretto col paziente e il fatto di in un ambiente privato, in un ambiente diverso da quello che è un ospedale, con una patologia completamente diversa, perché l'emergenza, adesso non so chi studi meglio, ma l'emergenza non è la pratica ordinaria della vostra professione, adesso ditemi se sbaglio, insomma, non è quella. Ma è una cosa che se uno deve fare la programma, la fa in un altro ambiente, quindi non è quello che uno dice, ma devono saper fare, non è che devono dimostrare questo, devono dimostrare che hanno raggiunto un bagaglio culturale, ma soprattutto quello di dire saper essere e saper fare, ma saper essere e fare la professione medica. E nell'essere c'è molto più del fare. Fare poi magari può essere pure che uno impara, nell'essere è più difficile. Io ho finito, quindi così vi caccio. Va bene? Io quello che finisco scuola perché ho aperto un argomento. Quello del manuale è ovvio che sarà un'occasione, io spero, di rifarlo insieme, perché il fatto che sono studenti e non colleghi, non è un particolare da poco. Prevede anche un atteggiamento diverso dal punto di vista del tutor, sì. Perché va preso in considerazione, ma non per una questione, ah no, allora dobbiamo essere di manica larga, no, è perché è il completamento di un percorso in cui poi finisce con una valutazione. Non è la mera valutazione. In passato era la valutazione, hai preso i titoli, hai preso la possibilità, io ti valuto se questo puoi prendere l'abilitazione a farlo il medico, ma il titolo già ce l'aveva. Adesso è un tutt'uno, quindi un po' dobbiamo cambiare il prospettivo. Bravissimo, più bravo di me assolutamente. Queste parole conclusive di Claudio credo che siano l'essenza della situazione. Noi adesso abbiamo in questa situazione, e voi vi troverete di fronte degli studenti. Lo studente per atteggiamento anche psicologico e di come si pone è un po' diverso da chi si è già laureato. E voi lo vedrete. Perché forse da voi si aspetta, no? Si aspetta di più. Voi avete più in quel momento la funzione del maestro, avete di meno la funzione, come diceva lui, questo è il valutatore, c'è più, meno, non sei capace. Ma... No, lì c'è una funzione di trasmissione. Voi diventate delle macchine di trasmissione. Incominciate a trasmettere un livello di conoscenza, della vostra conoscenza, della vostra esperienza, e loro iniziano ad acquisire e devono, no, compenetrare le cognizioni che hanno appreso prima
con questa modalità di conoscenza, anche molto etica. Perché vedono anche come voi vi comportate con i pazienti, come è proprio l'approccio, che è diverso, guardate, è diverso. Io ho fatto poca medicina di base, però mi ricordo che è diverso. E quindi implica delle cose che sono molto importanti per loro. Ed è chiaro che l'aspetto è valutativo, ma è anche molto legato al saper essere, come diceva lui, che sono proprio i cardini di quelli che sono poi i descrittori di Dublino, no? della parte didattica di come si costruiscono determinate forme di conoscenza. Ecco, io mi rendo conto, perché parlavamo qui prima, mi rendo conto di questa difficoltà, me ne rendo pienamente conto, perché sia come persona che sta dentro la didattica e sia come sistema di costruzione. Se voi mi dite, ma sarà meglio così, io adesso d'approccio posso solo dire una cosa che secondo me è quella che tutti fondamentalmente abbiamo detto, è meglio perché gli diamo un assetto pratico e anche un guadagno di tempo che loro comunque sfrutteranno positivamente. Perché vuol dire che quei 6 mesi che loro hanno guadagnato nel tirocinio, quando escono, li possono reinvestire immediatamente in 6 mesi di pratica effettiva, magari venendo a fare la sostituzione del vostro ambulatorio. E questo vuol dire dare la possibilità, io li vedo, no? E tutti noi siamo protesi verso la problematica dei giovani, perché io sono arrivata, ho 64 anni, tra 4 anni me ne vado in pensione, arrivederci e grazie, no? Ma chi è giovane davanti adesso si trova questa reale problematica, cioè quella di poi trovare un assetto, un impiego, formarsi una famiglia. Quindi tutto il tempo che noi gli diamo per apprendere più velocemente, apprendere meglio, perché personalmente io penso che è meglio. Perché loro sono più nell'assetto studente e quindi sono più presi ancora dal fatto di imparare qualcosa, sono più attivi, ecco. E quindi questa attività li spingerà, secondo me, a imparare meglio, ad essere più curiosi verso l'aspetto pratico, piuttosto che dopo, che lo devono fare, dice, perché se no non faccio il medico. Personalmente penso. Vi ringrazio. Allora, soltanto, cioè, adesso l'incontro di questa sera lo metteremo, senza il video registrato, sul sito. Sì. Aggiungeremo possibilmente la possibilità di mandare commenti o esporre criticità, sì, affinché ne discuteremo eccessivamente. Qui l'ordine abbiamo fatto un gruppo di, diciamo, di lavoro insieme con l'università per vedere che tipo di convenzione eccessivamente andremo a stipulare. L'ordine con l'università. Che voi potreste anche proporre all'ordine centrale, assolutamente, perché sì. Il problema di cui voi siete, diciamo. Siamo un po' i primi che si sono mossi. Sì, devo dire di sì. Beh, io l'ho sentito come sono stato a Cagliari con l'incontro. Sì. Siamo i primi anche come assetto, come fatto l'incontro. Perfetto. Rivedi di questo. Quindi questa cosa qui ci attraverso, andiamo alla mail di tutti, quindi tutti quanti, gentilmente fatto andare indietro. Dite tutto quello che voi pensate, quello che pensate che possa essere, ma anche come aspetto migliorativo, dice, che ne so, organizziamoci in questa maniera perché è meglio, oppure l'aspetto mi ha tirato fuori il collega, ma effettivamente fino a quanto noi ci possiamo spingere. Questo è fondamentale. Assolutamente. Esisteva già un elenco e i criteri erano quelli che, di noi medici di medicina generale che facevamo questa cosa. Esiste già un elenco, certo. E i criteri più o meno sono gli stessi, sì, per come va. Sì, sì. E quindi questo elenco viene azzerato, dobbiamo rifare la domanda? Cioè, allora, noi su questo non sappiamo ancora, noi siamo molto aperti, devo dire la verità. Se dobbiamo vedere adesso che cosa stabilirà il vostro ordine. Noi avremmo pensato come ordine intanto di confermare i tutor precedenti, certo, facendo comunque un discorso di refresh, certo, cioè per nel corso compatibile. Poi abbiamo chiesto il curriculum vitae a tutti quanti, ma non perché deve essere una valutazione.
valutazione su chi può e chi non può farlo, è semplicemente per vedere, cioè, è imposto anche per legge che ci sia un curriculum vitae sul sito dell'ordine. Avevamo inizialmente per il post laurea, lo sai perfettamente, avevamo 91-92 copie elenco di colleghi che l'avevano fatto, oggi siamo poco meno di 40 che siamo rimasti a fare da tutto il valutativo. A questa manifestazione di interesse in tutta la provincia hanno risposto in 52, perché ci sono anche colleghi che hanno preso la commissione da poco, che hanno manifestato interesse. Ne parlavamo con lei prima, non abbiamo ancora, non si è ancora stabilito quali saranno i criteri, se saranno ancora gli stessi di prima, 800 pazienti, 8 anni almeno, o quant'altro. Nel decreto del MIUR si fa riferimento genericamente al decreto 99, si fa riferimento a quel decreto lì. Quindi si parla genericamente dei 4 crediti formativi per ogni mese di tutoraggio. Secondo una nuova normativa della Genas, questa potrebbe essere assimilata alla formazione sul campo, all'FSC, sì, quello che dicevo già l'altra volta, e pertanto se ciò passa, con un mese di tutoraggio ognuno di noi dovrebbe a soddisfare l'esigenza formativa dell'intero anno. Assolutamente, questo che proporrei altro problema. Perché io ho posto all'inizio a lei, una delle prime criticità che ho posto è stata quella di attribuire a questa attività un valore, sia esso economico come attualmente, oppure un'altra forma di ritorno, discutiamone, non ultimo quello di soddisfare i crediti formativi, che non possono essere 4 crediti per un mese, perché ognuno di noi quando fa da tutor gli comporta un rallentamento dell'attività. Quindi una qualche sorta di ristoro, stabiliamo, annuale, in che modo, certo. Stabiliamo in che modo ancora né il MIUR, né l'università, né noi siamo pronti, però noi stiamo studiando anche che tipo di proposta, ecco quello che dicevo, insomma, se tutti io quanti contribuiamo. Io penso che probabilmente l'ordine deve dire, per noi deve essere, perché poi questo potrebbe no essere. Io ho parlato anche con l'ordine di Roma. Sì. Si è sì. Non ancora sono di giovane, a loro si è avvicinato soltanto l'università, il campus si è avvicinato. Altri? Nessuno. So che su in Alta Italia gli ordini hanno verificato addirittura se ne sarebbe quasi da tanti anni, quindi insomma questo noi ci abbiamo sempre chiesto su tanti anni. Attualmente funziona così, a me arriva un'email dalla segreteria del Sanità di Stato, dall'università. Mi dice tu ci hai risposto questi 3 mesi, io posso rispondere tutti e 3 mesi, altrimenti certo. In futuro sarà la stessa cosa, saranno sì. 3 mesi impegno. In futuro, cioè, il tirocinio potrà essere svolto nell'ambito dell'intero sesto anno, quindi non sarà più non è più in previsione quello che dicevi, che è un anno solare, nell'anno solare. Però la disponibilità è della vostra, nel senso che tu dai la disponibilità, ha chiesto di esprimere la disponibilità sull'intero anno. Sull'intero anno, poi ci saranno i periodi in cui accetto gli studenti e i periodi in cui dico no, vado in ferie. Ti verrà chiesto sull'intero anno quale periodo di disponibilità davvero? Comunque il tirocinio è comunque di 4 settimane di scritto. Sì, sempre 4 settimane. Non è che settimana qua no. 4 consecutive. Sul 4 consecutive. No, perché c'è da qualche parte che sono, possono essere anche spezzate in due. Non consecutivi. Per questo poi lo aggiustiamo. Non consecutivi i 3 mesi. In 3 mesi, nel senso che anche noi c'è stata una discussione perché all'inizio eravamo tutti spaventati che pensavamo che doveva essere 3 mesi consecutivi, non 3 mesi consecutivi, in 2 anni che era una follia. Poi è stato chiarito che no, che il mese consecutivo deve essere per area, il periodo consecutivo deve essere per area, l'area medica deve essere fatta 4 settimane, l'area chirurgica 4 settimane. E la 4 settimane consecutive. Però quello che dice il dottor Ascella è che adesso noi riceviamo 2 volte l'anno l'invito ad aderire ad un tirocinio per 3 mesi in giugno e poi a in questo caso a gennaio si potrebbe fare un invito annuale per i 3 mesi della settimana. Adesso cambia perché non posso predire ad esempio quello che accade in tutto l'anno, non so nemmeno chi viene assegnato, perché se io so che in un anno mi vengono assegnati 3 studenti o 4, allora e so qual è il periodo,
diventa un pochino più differente. È sicuramente più impegnativo, ma rimane sempre il fatto che poi è la scelta del l'accoppiamento di io in quel momento è una gestione diversa, è una gestione più periferica, cioè una gestione allora quale se non cambiano le cose, perché sono cose che poi sono state parlate è del corso di laurea, parte dal corso di laurea e quindi dà un elenco allora, del polo continuo? Sì, del polo continuo, nel senso degli iscritti all'ordinamento di diciamo, noi ci teniamo a mantenere questa porta di ora. È diverso, adesso noi vogliamo fortemente questo sistema, quello proprio diretta con voi, infatti nel prerequisito è iscrizione all'ordine della provincia di Latina, perché siamo nel territorio e crediamo che questo sia possibile. Questo probabilmente non sarà possibile in altre università, ma immagino come sarà una circostanza. Noi ci stiamo muovendo in anticipo rispetto agli altri perché vi conosciamo, già abbiamo contatto e già abbiamo un meccanismo, quindi stiamo rodando un meccanismo, magari poi sarà alimentare, proviamo insomma. Cioè, c'è un suggerimento di prenotazione, quello dei miei che servire è dall'ufficio centrale. L'ufficio centrale sta scaricando il corso di laurea, ha detto da adesso in poi ve la cavate voi. Noi raccogliamo solamente le certificazioni che ovviamente fanno gli attestati. Questo significa che se tutto la provincia di Latina sono 50, gli studenti sono 100, in media bisogna fare a 1500 pazienti.
candidato non ci sono spazio, 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 ho chiarito subito che come concetto secondo me ci va messo poi nella, certo, nella eventuale nella preferenzialità territoriale, no, di aiutare anche gli spostamenti, no, non vogliamo complicare la vita degli studenti. Considerate che siamo soltanto 52 ad oggi che hanno manifestato interesse a fare attività di tutto. Tra questi 52, dicevo prima, ci sono anche i colleghi che hanno la commissione da 6 mesi, validissimi, io qualcuno li conosco, qualcuno l'ho indotto a manifestare interesse, però comunque sia, se i criteri rimarranno quelli di oggi, degli 8 anni di anzianità, degli 8-10 anni di anzianità,
minimo 8 e minimo 800 pazienti. Non lo so, c'è troppi dei 52 che stanno qui. Si sovrappongono con quelli che già lo sono, sono no, certamente se sono 52 e siamo di più di quelli già iscritti, qualcuno ha rinunciato. Molti hanno rinunciato. Quindi no, non si sovrappongono, siamo in totale 52, Mario. Sì. C'è un corso di scatti, Mimmo? Sì, ma volevo sapere, siccome era uno degli ultimi incontri che abbiamo fatto via Record, si era detto che siccome c'è un problema di conoscenza di quello che questi ragazzi fanno, così, una soluzione poteva essere quella di far entrare noi nel meccanismo informatico dell'università, la password e via di seguito, che ci mettesse un po' lo stesso livello dei vari professori strutturati, diciamo, almeno per sapere quello che si fa in ambito, che fanno questi ragazzi in ambito universitario. Poi non si è fatto più niente, aspettando una cosa. Volevo sapere se poteva essere un'idea per il futuro. Sì, ma in realtà tutte le attività, adesso il cambiamento che c'è stato da quell'incontro un po' lì, è il fatto che è tutto pubblico. Cioè, quasi il sito del ormai noi siamo costretti a mettere tutto gli orari delle lezioni di tutto, cioè, se voi avete aprite Sapienza il sito del corso e vedete che c'è tutto, potete entrare liberamente, dicevamo, anche voi essere utile per alcuni tipi che poi erano per in realtà quello che parlavano per gli esami, per le cose, per quello, è diventato sempre più limitato ad alcune attività strettamente legate alla valutazione del corso di laurea e alla valutazione degli studenti. Il resto ormai siamo... Cioè le password per noi ce l'abbiamo esclusivamente per dare il voto. Passiamo pubblicare documenti pubblici per la cosa, quindi è tutto trasparente. Beh, il resto della legge della trasparenza che cosa fa un ragazzo a terzo anno, se tu vai ai corsi di laurea per andare in medicina e poi continuo, ti dicono tutto quello che fa lo studente. Cioè, per esempio, viene il dottor Lefoglio, o il dottor Duva, diciamo, fa la lezione della cosa. Io dovrei sapere come medico di medicina generale. Allora, mettere la lezione online, diciamo, ci sono anche le lezioni online. Deve essere una soluzione per sapere tutti noi. Ci sono già le lezioni online. Stiamo facendo non di tutto. Non tutti, perché quello è la discussione che stiamo intendendo, perché anche lì la legge ci impone ormai di mettere tutto pubblicamente e qui quindi sarà ovviamente quindi quello sviluppo non c'è stato, perché in realtà è cambiato che adesso dobbiamo mettere tutto pubblicamente, tutto deve essere visibile, ad esempio con le schede di insegnamento dei professori, per la valutazione e l'accreditamento, gli argomenti che vengono fatti tutto online, tutto aperto adesso. Se qualcuno non capisce che cosa facciamo noi, rischiamo di non essere accreditati. Esatto. Una cosa, forse questo lo abbiamo detto, però non abbiamo detto. Abbiamo detto una notizia importante, anche diciamo, è sicuramente un onore, ma anche un potente onere, perché la Sapienza quest'anno è sotto valutazione da parte dell'ANVUR, cioè del sistema di accreditamento e valutazione delle università, e verrà valutata la Sapienza. Per questo motivo vengono scelte delle facoltà o dipartimenti rappresentativi. Naturalmente l'unica facoltà di medicina scelta è quella di Latina. Quindi noi siamo la rappresentanza della medicina di Sapienza. Direi che è un grosso onore e anche un grosso onere, vi devo dire la verità, perché logicamente il fatto che poi una parte della valutazione di Sapienza dipenda tutto dal polo continuo, ripete, c'è guadagnato. Anch'io penso. Devo dire la verità, che ultimamente abbiamo fatto ieri il nostro riunione di corso di studio e di riunione del gruppo di assicurazione e qualità del corso. Noi siamo ricoperti di indici nazionali, regionali, no? Valutazioni di ogni tipo, e tra tutti questi indici e valutazioni devo dire che poi noi come polo continuo ce la caviamo abbastanza bene anche in confronto a Roma, ai corsi di Roma, perché c'è stato sempre un po' questa lana proprio per Roma, noi siamo il polo continuo. Direi che possiamo
possiamo essere abbastanza contenti. Ecco, e questo anche è sicuramente una nota positiva. È altrettanto positivo il fatto che, per esempio, noi abbiamo iniziato per primi questo percorso della laurea militare. Probabilmente in Italia, se non siamo primi, vero? Ho avuto il sentore di questo. Posso aggiungere, perché questo è un ringraziamento che non vale un po' a tutti voi, perché poi il terzo anno l'abbiamo sempre gestito in Antonella, ma ancora di ricoprire queste cariche, insomma, all'interno del corso. E quella sperimentazione del terzo anno è stato proprio il trampolino, il lancio della laurea abilitata. Speriamo di aver fatto una cosa fatta per questo, però è stato il motivo, la prova che abbiamo ovviamente, che questa collaborazione con la medicina di mare era un qualcosa di fattibile, qualcosa in cui credevamo e ovviamente ha dato via a questo, all'iniziativa di portare all'interno del tirocino anche della missione generale del corso di laurea. Siamo uno dei pochi corsi, se non gli unici. Il lavoro che poi ha sviluppato il professor Carlo De Rocchi, che è stato il preside della facoltà, è lui che ha iniziato questo percorso e è terminato con il lavoro nel ministero per questo tipo di attività. Quindi rispetto, adesso vorrei Lo sbrodoliamo, noi stiamo anni luce, perché gli altri ancora si devono incontrare, ancora si stanno chiedendo cosa devono fare, noi ecco cominciamo a dire più o meno le problematiche pratiche, qual è l'orario, qual è il modo, quale tipo di attività fare. Vediamo un'apertura nazionale che guarda. Io volevo applicazione quest'anno, perché è stato subito, che siamo riusciti a farlo in Italia, noi siamo in largo anticipo, quindi vi volevo ringraziare tutto questo lascio nel fatto che molti di voi hanno collaborato in maniera importante e partecipato praticamente allo sviluppo del corso di laurea, perché questo è super storia, non è un particolare da poco. E le 50, adesso non so i numeri della popolazione, ma le 50 adesioni, ma non sono mica poche, insomma, adesso potrebbero non essere magari sufficienti a avere ovviamente 10%, siamo 500, 10%. Non è poco. Però sono poche, no? Sono poche. Sembra una cosa bella, devo dire la verità, però entusiasmo di. Per i nostri numeri eravamo di più. Ah, eravamo quasi un centinaio. Io vi ringrazio. Comunque, noi siamo 15.